Continua la battaglia del sindacato URSA riguardo alla vaccinazione dei lavoratori del settore dei trasporti. A parlarne è il segretario nazionale Angelo Ciccone, che annuncia nuove iniziative. Oggi ancora una volta mi trovo a denunciare da qui fino al giorno 23, alla quale l'organizzazione URSA Trasporti ha inteso proclamare la seconda azione di sciopero, perché nonostante la prima azione che ha dichiarato uno sciopero per quanto riguarda l'esclusione della vaccinazione per il personale del comparto trasporti, abbiamo dovuto mettere in campo una seconda iniziativa di sciopero che si terrà il giorno 23 di questo mese, con inizio alle ore 9 del mattino fino alle 17 di sera. Con l'apertura delle scuole sapete bene che in orari ben definiti c'è un'affluenza maggiore, iniziando dai servizi metropolitani, che proprio lì intravediamo in certi orari proprio un modo di viaggiare che è indecente. Veramente è indecente, cioè proprio si viaggia come sardine. Mi dovete spiegare come si possa evitare il contagio. Questo sciopero come seconda azione non riguarda solamente alla tutela dei lavoratori del mondo dei trasporti, ma soprattutto per la tutela dei cittadini, perché non è possibile oggi ignorare una categoria del genere e con essa i cittadini, che si viaggia in un determinato modo, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale. Ci auguriamo che in questa seconda azione di sciopero possiamo avere una grande partecipazione anche di lavoratori che non facciano parte della nostra sigla sindacale, perché è una battaglia di civiltà, è una battaglia di dignità, perché non ci sentiamo lavoratori di serie B. Quindi chi è preposto per fare in modo che naturalmente i lavoratori nell'ambito del comparto trasporti abbiano la giusta considerazione, in equal misura come tanti altri lavoratori? Noi non intendiamo essere né primi e né secondi, meritiamo e vogliamo il giusto trattamento come lo hanno avuto tutti gli altri lavoratori.